Bentrovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Poche ore le lancette si uniranno per la mezzanotte. Napoli festeggia l'arrivo del 2022 con tanta speranza, ma anche dubbi e paure. Il Covid è sempre sullo sfondo. La variante Omicron corre e infetta più della Delta, che durante tutto il 2021 ha lasciato i cittadini intontiti e spaventati. Tanti confidano nel vaccino, altri si augurano che presto questo incubo finisca. Le richieste per il nuovo anno vanno dalla salute fino alla fine della pandemia, da una città ben amministrata ai posti di lavoro per i disoccupati. Non c'è molto da chiedere al nuovo anno. Già basterebbe ridurre i contagi e tornare a una vita più o meno normale, anche se ormai pare che ci siamo abituati a vivere con la mascherina. Sarebbe bello, è l'unica cosa che manca. Speriamo in bene. Serenità e normalità, penso quello che vogliamo tutti. Un po' di normalità, un ritorno agli abbracci, alla condivisione. Questo 2021 è stato molto molto turbolento, pieno di restrizioni, quindi ci aspettiamo solo un po' più di tranquillità, serenità, normalità. Cosa ti aspetti dal nuovo anno? No, anch'io tanta serenità, soprattutto perché comunque sono stati 2 anni come se non l'avessimo quasi vissuti, quindi ci ha un po' colto a sprovvista e quindi mi aspetto veramente che andrà tutto bene, ci sia un po' più di pace e di unione per tutti noi. Che veramente con le varie vaccinazioni e tutte le misure crolli questo contagio che purtroppo è tornato molto molto elevato. E poi se parliamo di Napoli, mi aspetto tanti servizi più efficienti, tanta amministrazione efficiente e ovviamente quello che è alla base di tutto, che si creano posti di lavoro per le varie criticità. Prego e Dio passi la pandemia, resto salute. Un anno lungo, difficile, complicato, che lascia dietro di sé macerie e fallimenti, ma anche tanta desolazione e solitudine. Il 2021 non è stato certo un anno fortunato per Napoli e una gran parte dei suoi cittadini. L'anno della ripartenza è coinciso con l'avvio della campagna vaccinale, ma anche con 1000 problemi economici per imprese e nuclei familiari. A dare una mano alla città e alle sue forze produttive, ma anche alle famiglie, è venuta in soccorso la Banca di Credito Cooperativo di Napoli, presieduta dal presidente Amedeo Manzo. 365 giorni di vicinanza, di ascolto del territorio, come banca di prossimità, ma anche finanziamenti agevolati alle PMI, alle start-up, alle imprese per uscire dalla pandemia e dalla crisi da essa generata. Una testimonianza tangibile di quel rating umano che da anni viene professato e messo in pratica da Amedeo Manzo, che ai nostri microfoni fa un bilancio del 2021 e un augurio per l'anno che verrà. Il 2022 è il pensiero di tutti, quello di vedere cosa succederà nel prossimo anno. I segnali economici da parte delle autorità monetarie, governative e anche locali sono positivi, ci sono dei sintomi di grande speranza. E allo stesso modo il dubbio principale è quello riferito alla pandemia, a questa nuova variante, a come sarà. E la riflessione è quella che rispetto a un anno fa siamo molto molto meglio, dove abbiamo affrontato e quindi i vaccini funzionano, hanno dato una grande mano. Quindi il tema non sarà più quello di fare un vaccino in più o un vaccino in meno, perché ricordo che ci sono tantissime persone che oggi hanno delle patologie importanti e sono costretti a fare delle terapie intense, quindi non sarà la puntura in più che ci spaventerà, piuttosto sarà quello di dover naturalmente fare i vaccini, e quindi l'invito è quindi a tutti quanti di potersi vaccinare e quindi affrontare il 2022 con un augurio, quello di poter, parlando di banca, avere un conto corrente però sul quale non versare soltanto soldi, ma versare quei valori più importanti che ci sono nella vita, che sono i valori della solidarietà, i valori della salute, i valori della cooperazione. Ecco, tutti questi insieme ci daranno un bellissimo tasso di interesse, che è quello della speranza e della fiducia.
Questo è il mio augurio a tutta l'Italia, alla regione Campania e alla città di Napoli. Grande successo per l'evento di solidarietà in favore della Fondazione Santo Bono Pausilli Pontargato Rec Group. La serata di gala, andata in scena al Teatro Posillipo dal tema La vigilia della vigilia di Natale, ha visto sul palco Gigi e Ross con la partecipazione di Simona Amoroso, direzioni umane dell'azienda. Da anni siamo vicini al Santo Bono Pausillipo. E soprattutto con queste serate noi stiamo, come dire, dando continuità alla beneficenza e alla vicinanza ai bambini, insomma, che sono stati un po' meno fortunati di noi. Esatto, come diceva Ross, noi siamo sempre vicini al Santo Bono e a qualsiasi iniziativa abbia come scopo quello di donare un sorriso in più. E volevamo dire una cosa molto importante che forse pochi di voi sanno: le donazioni verso il Santo Bono potete fare sempre. Non, esatto, non è che occasioni. Finisce ora, no. Non è che siamo buoni a Natale. Si dice a Napoli passato il Santo, passato la festa, no. C'è la donazione regolare, cioè potete donare anche domani, ma anche tra un mese, anche ieri, anche tra due mesi, un anno, due anni, donatori regolari. Se pensiamo a tutti i bambini che oggi magari non possono essere con le loro famiglie davanti a una tavola imbandita o davanti ad un albero di Natale, diciamo che è una cosa che credo tocchi un po' tutti noi. Quindi festeggeremo stasera, ma cercheremo anche di donare un sorriso a loro per il futuro. La serata, che si è svolta in totale sicurezza e rispettando le normative vigenti anti-Covid, è stata ricca di emozioni e ha rappresentato anche un'importante occasione per fare beneficenza, raccolta infatti una somma ragguardevole per comprare un apparecchio salvavita per i piccoli pazienti del Santo Bono. Ai nostri microfoni il bilancio dell'attività di quest'anno nelle parole di Andrea Diffido. Ogni evento è utile per sfruttare l'occasione, stare sempre più vicino alla fondazione e sensibilizzare quante più persone possibili. Oltre alla donazione, per noi il progetto Santo Bono è diventato una vera e propria missione. Grata per l'affetto dimostrato anche quest'anno, Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santo Bono Pausillipon. Questo nuovo progetto sosterrà il reparto di neurochirurgia dell'ospedale Santo Bono, che è già un'eccellenza e che merita di avere una tecnologia avanzata al pari del livello altissimo dei medici che ci lavorano e degli infermieri. Quindi io ringrazio il gruppo REC per il sostegno ad un reparto strategico per il nostro ospedale, ma soprattutto per il nostro territorio. Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa all'età di 82 anni di Renato Scarpa, poliedrico attore, si è spento a causa di un malore nella sua abitazione romana. Nella sua carriera cinematografica e televisiva tantissimi personaggi che lasciano un segno indelebile nella storia della società moderna e del cinema italiano. Su tutti spiccano i ruoli del signor Cazzaniga, milanese d'amore, definito così da Edoardo De Crescenzo in Così parlò Bellavista, e Robertino nel celebre film di Massimo Troisi, Ricomincio da tre. Scarpa è esordito sul grande schermo alla fine degli anni 60, imponendosi come caratterista di ottimo livello, attore di De Crescenzo, Nichetti, Troisi e altri. Oltre a vantare una lunga filmografia, ha lavorato in numerose serie televisive. In questi brevi filmati che vi offriamo c'è tutta la bravura di un attore che sicuramente non sarà mai dimenticato. Robè, sentami, Robè, qua non ci sta nessun limite, nessuna diplomata e cosa, Robè. Tu devi uscire, ti devi salvare, Robè. Chi se ti hanno chiuso in questo museo, qua? Sentami, Robè. Vabbè, senti a me, tu devi uscire da qua dentro. Tu te ne fui a casa, vammi a sta strada, tu che femmina, vai a rubare, fai che rubo tu. Mamma mia, ti mando un manicomio a te. Ti fai un rindo un manicomio, vabbè, tu esci e fai. Ma mamma mia, dice che io ho il complesso nella testa. E fosse di? Quali complessi? Tu tieni l'orchestra intera, in capo, vabbè. Tu fai qualcosa, esci. Mamma mia! Aspetta, oh, guarda mamma mia. Io faccio per te, a me come non porti, fai un manicomio, non fai, ma passa manca per la. Mammina! Robè! Mammina! Robè! Mammina! Papà, fangulo tu e mammina! Se mi danno il tè la mattina è come se mi dessero una sberla. È mia moglie che ama il tè, ma sa, lei è tedesca e i tedeschi, caro professore, non sono come noi. Si è sempre meridionale di qualcuno. Ancora poche ore e inizierà il 2022, sperando sia migliore dell'anno precedente.
Puntuali, con l'arrivo del nuovo anno tornano i calendari, sempre più oggetto da collezione e immancabili compagni di viaggio per 365 giorni. Presentati in questi giorni in tutta Italia i calendari delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, sono da anni alle pareti delle case degli italiani. Negli ultimi anni, sempre più professionali e spettacolari, anche i calendari e le presentazioni delle forze armate, come quello dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica. Glamour e ricercatissimo, il calendario Pirelli, da anni il calendario per eccellenza della moda e testimonial del Made in Italy. Lancia un messaggio forte per la difesa del pianeta e contro i cambiamenti climatici il Calcio Napoli, che con il calendario 2022 vuole sensibilizzare tifosi e sportivi a non prendere a calci il nostro pianeta. Scendiamo tutti in campo per la nostra terra. Somiglia a un pallone, ma ora basta prenderla a calci. Come ogni anno, la solidarietà passa invece per le pagine del calendario ANEF, 12 scatti contro l'indifferenza. La Onlus napoletana di Carmen Manfellotto da anni si spende per la cura dei ragazzi disabili. Abbiamo deciso di non far intervenire personaggi del mondo dello spettacolo, bensì i ragazzi disabili con le loro famiglie, e abbiamo pensato di farli divertire all'interno dello studio del fotografo Roberto Rigillo, facendoli vestire in abiti d'epoca del Settecento. Quei momenti di divertimento sono serviti a modo di ventata di rilassatezza, come a voler portarsi alle spalle poi 2 anni di pandemia che hanno reso difficili i contatti col mondo esterno. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale. Appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.